Rimbenvenuti e ben ritrovati su Enjoy, in un nuovo video. Ah, questa qui è un'apertura molto alla cosa mangiamo oggi. Sì. Che strano. Con il nostro Umberto Saba alla mia sinistra. Una statua rovinata e pitturata. Sì, guarda, non ho parole, vabbè. Oggi andiamo a provare la fantastica, unica Sacher. Originale. Ok, lo stavo per dire, ma va bene. Preparatevi perché è una puntata davvero interessante. C'è un punto vendita, come sapete, a Vienna. All'hotel a Vienna. Hotel Sacher di Vienna. Sì. Questa qui è, diciamo, l'unica fuori Austria, da quello che so. L'hanno aperta nel 2023 qui a Trieste, quindi nuova. Quindi super nuova. Non sappiamo argomentare. Quindi no, siamo curiosi. Mamma mia, io tantissimo. Entriamo? Entriamo, sì. Siamo da soli. Meno male. Siamo da soli. Devo dire che fuori è bellissimo, mi sembra davvero curato molto bene e cosa che, insomma, tutti i bar dovrebbero imparare, soprattutto qua a Trieste. La copertina. E voi direte, ma come la copertina in bar? Sì, perché ragazzi, qua a Trieste c'è la bora, per chi non lo sapesse, e fa un freddo cane di solito. Oggi siamo fortunati, però questa qua diventa essenziale a un certo punto. Eh sì, soprattutto la sera. Soprattutto la sera. Abbiamo ordinato un po' di cose, abbiamo scoperto tra l'altro che si può anche mangiare, io non lo sapevo, quindi volendo ci sono secondi, ci sono le lumache. Oggi penso che ci rimettiamo semplicemente a una tortina a una colazione, e a un cappuccino, quindi facciamo una colazione completa. Sì. Vediamo cosa spendiamo e vediamo se è buono soprattutto. Ho preso cioccolato con caramello, mamma mia. Cioccolato e caramello, lei, io cappuccino, lei cioccolato e caramello più la torta. Scusa, se devo sgarrare lo faccio bene, no? Si dice così? C'hai ragione. Quando c'hai ragione. C'ho ragione. Non vedo l'ora! Ho la pancia vuota. Beh dai, non abbiamo fatto colazione ed è mezzogiorno. È mezzogiorno. E quindi pranziamo con la colazione. Come sempre. Come sempre. Come ogni volta che usciamo a fare un video. Sa che arriva qualcosa. Arriva. Sei felice? Tantissimo. Sei felice, ok. Ah, poi hai visto le tazze, hai visto i bicchieri, tutte le cose, sono bellissime. È tutto molto curato. Sì. Poi questo qui è il cappuccino più costoso della mia vita. Spero che sia buono. Guarda, non ci pensiamo, facciamo finta di niente. Facciamo finta di nulla. Ci siamo fatti un po' prendere dall'entusiasmo. Allora, per chi non lo sa, la panna della Sacher dovrebbe essere non zuccherata per bilanciare la torta. Infatti non lo è. Presa da sola così, si può dire che fa schifo? Sì. Io la attacco subito perché sono molto curioso. Quindi facciamo una cosa di questo tipo e la affondiamo. Perché ho detto che è completamente diversa? Io l'ho già mangiata a Vienna questa. Non c'entra niente con la Sacher nostra che mangiamo di solito, perché è molto zuppa, ok? Questa qui è più secca, però insieme con la panna alla fine non lo è. E niente, l'assaggio che da anni che non la mangio. Ah sì? La confettura da bicocca si sente tantissimo ed è molto buona. Senti, i due sapori sono cacao, fortissimo di cacao, e la confettura da bicocca, quello che è appunto una Sacher, però è la consistenza che la fa vincere veramente su qualsiasi altra ricetta, diciamo. Cosa buona che senti anche in bocca è lo spessore di questo cioccolato qua. Cavolo. Cioè lo senti veramente tanto. Vale il prezzo? Non lo so, la mangiamo tutta e in caso ci ragioniamo anche sopra. Do un altro morsino. Daghe. Sarebbe da prendere più di fette di torta, però. Vabbè, costicchiano, eh. È veramente buona. È veramente veramente buono. Puoi dire quello che vuoi, puoi dire che costa tantissimo, puoi dire che costa troppo, puoi dire che non li vale, però intanto è buono. Mm-mm. Cioè alla fine magari cappuccino ti secca pagarlo questo prezzo qui, però una fetta di torta o un piatto di pasta o la pizza, anche se costa tanto, se alla fine è tanto buono non te ne frega tanto. No. Almeno secondo me vale la pena. Guarda che carino col cuoricino, patatino. Allora, ci mettiamo zucchero bianco. No, ma il zucchero di canna fa meno male. Sì, guarda. Come no? Facciamo finta. Se non sbaglio, 7 euro, no? Qualcosa del genere. Più o meno siamo là, sì. Forse il mio un po' di più. Sì, il tuo sì. Ma la tua è una cioccolata. È un cappuccino normalissimo. È un cappuccino normalissimissimo. Cioè non ha nulla di speciale proprio in niente, neanche la schiuma, se vogliamo,
il caffè è quello che è un cappuccino, c'è poco da fare. Ok. Quindi non vale la pena, ma siamo venuti qua, facciamo la colazione completa, no? Sono curioso del tuo feedback. Ok. Original sake torte. Devi dire original sake torte. Original sake torte. Ok. La sake torte. Seguitemi, così vi faccio vedere come si fa. Intanto il cioccolato è così spesso che non riuscivo nemmeno a tagliarlo. Ho già la polina in bocca e faccio fatica a parlare. Quindi... No, questa qua a te piace un bot. Io lo so già. Anche con la panna. Mamma mia. Ma è incredibile. Non c'entra niente, vero? No, ma è la sake più buona che io abbia mai mangiato. Non mi immaginavo così buono. Si sente tanto il cioccolato, nel senso che si sente un cioccolato buono. Sì. Non è un cioccolato della Kinder. No. Sembra molto... mi ricorda. Salutiamo la Kinder comunque, che è buonissima. Sì, poverina. Cioè, nel senso, la Kinder è più commerciale, dai. Okay. Mettiamola così, ok? Ok. Okay. Questo è più gourmet. Poi questa panna non ha... tanto gusto, cioè non è così invadente come la panna che siamo abituati di solito, e quindi va a bagnare semplicemente l'impasto. Lo rende solo più scioglievole. Sì, lo rende più delicato, ecco. Anche il cioccolato, no? Il cioccolato è un pugno nelle... no? Certo, in italiano, grazie. È un pugno di sapore, vado un po' a caso. Questa che cos'ha? Cioccolato e caramello? Caramello, sì. Guarda il caramello, però. Orca, ma è montato anche sotto. Aspetta. Ma è un caffè. Ho sbagliato di prendere. Non è un cioccolato, è un caffè. È caffè? È caffè. Ah, o forse hai letto male. Forse ho letto male. Perché, dato che si chiamava tipo cioccocino, è probabile che ci sia il caffè, sì, se vero. Ci pensi. È vero. Allora vabbè, ti sei confusa forse. Ma è buono lo stesso. È no, buonissimo lo stesso. Sono tristissimo. Mannaggia la miseria, sono scema io. Non ho letto bene, ma mi sembrava di aver... Boh, vabbè. Sono molto molto triste. No, vabbè, io no, io sono comunque felice. Forse dovevo aiutarti, che dici? Forse, non lo so. Chilometro. Non lo so, una col cosa a mignolo, caso. Col mignolo che lo prendo. Va bene. Questa panna è zuccherata. Sì. Sì, sì, sì. Sì, è proprio... È caffè. E niente. Ho sbagliato. Allora, se ti piace il caffè è ottimo, perché è anche più buono del cappuccino, secondo me. Però non è la cioccolata che volevi. Ho sbagliato. Mi dispiace. Rimediamo subito. Allora, tu vuoi una cioccolata calda? Sì. Te la ordino io, così siamo sicuri. Okay. D'accordo? Sì. Allora, tu hai preso il cioccocino. Sì. Che è original sucker cioccolata calda e espresso. Panna montata e salsa di caramello. Ok. Se vuoi, prendi la cioccolata calda original sucker. Ok. Che è semplicemente cioccolata calda e panna montata. Ok. Forse ce la facciamo. Ma come ho fatto? Non, le... oh, non, lo so. Non mi succede mai, Non lo so. Eccoci. È arrivata. È arrivata la cioccolata calda, finalmente. Vabbè. Tra l'altro è rosa. È rosa, quindi va già benissimo. No, a parte gli scherzi, è liquidina, ma ci avevano già avvisato, quindi non è uno scam. Nel senso, qui noi in Italia siamo abituati ad avere il cioccolato un po' melted chocolate, dai, diciamo. Cioccolata che... calda molto densa. Esatto, non è cioccolata sciolta, ma è cioccolata densa. Qui abbiamo... un tra virgolette Nesquik, poi non so il gusto, non sì, ho idea. Sì, latte al cioccolato cotto, però esatto, è da assaggiare. È da assaggiare. Io vado subito, ok, così non perdiamo, non ci indugiamo a perdere tempo. E oh, aia, i denti. È particolare. Particolare? Particolare. Cioè è molto diversa da una cioccolata calda che ci aspettiamo noi, ok? Okay. Molto più delicata. È un po' più, si avvicina al Nesquik, diciamo, però okay. Il gusto è molto molto buono. C'è un che di amarognolo dietro e soprattutto si sente anche qui che la cioccolata ha una qualità. Ok. Una polvere di cacao probabilmente. Questa già la che tu... Sì, sono molto curioso. Sì, è molto delicato, è un latte con un po' di cioccolato. Ok, e so già che la demolirò. È rosa, dai. È rosa, dai. È rosa, è rosa. Ci hanno avvisato, è vero, perché il cameriere ha detto tanti si lamentano, sono venuti qua, si sono lamentati che non è la cioccolata calda densa a cui noi siamo abituati, e quindi loro da adesso in poi avvisano che è un latte liquido al cioccolato, ok? Sì. Quindi se lo prendi poi sono affari tuoi. Detto questo, per me non esiste. Secondo me il tuo menù deve comunque variare a seconda di dove vai a vendere qualcosa. Sono d'accordo. Quindi
come se tu apri un ristorante italiano in America, cambi magari qualcosina o anche nel menù scrivi certe cose, qui devi fare, secondo me, devi la cioccolata calda densa, che per me è l'unica cioccolata calda che ha senso di esistere. Oppure ne metti una, insomma. Oppure ne metti tutte e due, sì. O comunque la chiami in maniera diversa, perché cioccolata calda qua è normale che ci si aspetta qualcosa di completamente diverso. Mm. È buono, me lo faccio anche a casa io il latte cacao, tranquillamente, sempre caldo, buonissimo. Se ordino cioccolata calda al bar, mi aspetto qualcos'altro, tutto qui. Comunque noi non critichiamo mai niente, cioè no, infatti, una volta, cioè, ogni tanto. Poi mi è piaciuto comunque tutto, non è quello. Diciamo che se devo spendere così... Se devo spendere 10 euro, voglio qualcosa di sì, bello tosto. Esattamente. Allora, io ho finito, tu quasi. Finiamo tutto e aspettate per le considerazioni finali, perché abbiamo molto da dire, moltissimo. Ciao, siamo alla chiusura. Di luce c'è, sì, volevo dire, abbiamo speso per questa fantastica colazione, wow, tutti 40, i nostri soldi, 40 euro e 50 centesimi, sì. Tutti, li ho pagati tutti, non 40, non 30, 40 euro e 50, più d'accordo, IVA. Più IVA. Comunque, Sucker, buona, Sucker, merita. Tutto il resto... Da lavorarci, dai, un po' su. Cioè, per i nostri gusti più che altro, no? Per i nostri gusti, per i nostri gusti italiani. Fly down sui prezzi, cioè nel senso, un cappuccino, io ho capito che sono al caffè Sucker, fammi pagare la Sucker quei 9 euro, va benissimo. Il cappuccino, 7 euro, quello che era. Anche secondo me. Quindi, se venite qua, mangiate solo la torta, mi raccomando, o comunque ve la comprate, però in caso vi prendete, perché si possono, ho visto, comprare anche le fette singole, non solo la torta grande, quindi piuttosto ve la comprate e ve la mangiate a casa, secondo me, il mio consiglio è questo, diciamo. Un consiglio alla Sucker, insomma, di rivedere un attimino i cappuccini, ma perché seriamente rischiano che nessuno li prende. No, davvero. Rischiano veramente che, cioè, li prendono e dicono mai più. È quello il problema. È quello il problema. Sì, perché sì, dici, sì, sì. Prendo il cappuccino col caramello, caffè. È un consiglio per loro. Denjoy è tutto. Sì. Noi ci vediamo nel prossimo video che... Non sappiamo qual è. Ciao. Ciao.